45 anni di vita in corsia tra pianti e gioie, come medico, ma anche come uomo, per Paolo Di Bartolomeo, ematologo del Santo Spirito di Pescara, oggi in pensione, che nella sua carriera ha portato a compimento circa 2.000 trapianti di midollo osseo presso l'ospedale del capoluogo adriatico, dove nel 1976 fu effettuato il primo trapianto in Italia su un paziente leucemico. 45 anni di esperienze professionali e umane, che rivivono, pagina dopo pagina, nel libro Io sono con te, una vita in corsia tra pianti e gioie, scritto da Paolo Di Bartolomeo con Andrea Mercurio. Edito da Baldini e Castoldi e già disponibile online, il libro uscirà in libreria il 1 aprile e i proventi delle vendite saranno destinati a scopo benefico alla parrocchia della Visitazione di Pescara per il sostegno dei più indigenti. Il libro nasce perché io, come ho sempre detto, ritengo che nella mia vita professionale, 45 anni circa in cui ho fatto l'ematologo, in particolare il trapiantologo di midollo, ho ricevuto molto di più di quello che ho dato. E questo inevitabilmente, almeno nel mio caso, mi ha portato ad avere il cuore pieno di gioia, di gratitudine anche alle tante persone che ho conosciuto, e quindi ho sentito la necessità di ridare qualcosa a qualcuno. E così è nata l'idea del libro. Il libro è articolato in una maniera, diciamo, anche se mi consentite il termine, romanzata. In questo mi sono fatto aiutare da un amico che è diventato per me veramente molto importante di Milano, Andrea Mercurio, che è esperto. Io non sono, ho fatto il medico nella vita, non sono uno scrittore di professione, però dopo aver scritto i 30-31 capitoli per l'esattezza, ricordando tutti i particolari, e insieme ad Andrea abbiamo cercato di romanzare e di rendere quindi la lettura fruibile. Abbiamo romanzato e abbiamo scelto anche di non rispettare un ordine cronologico, per cui già dal prologo si capisce che si tratta di una bambina con cui io ho avuto a che fare a metà della mia carriera ed è una delle tre sorelle su cui tutto il libro è anche articolato, è inframmezzato da tante altre storie di pazienti leucemici, talassemici, di tutti i tipi. Ho dovuto fare inevitabilmente una scelta perché non potevo raccontare 2.000 storie, significava scrivere un'enciclopedia, quindi ho dovuto fare una scelta, ho scelto le storie per così dire più significative, ma in generale tutte le storie sono storie di speranza, a volte di disperazione, storie di gioia oppure di pianto, di qui il sottotitolo Tra pianti, ambiguo e gioie. Alcune finite bene, tante finite bene, ma tante anche finite male. Ma al di là di questo, finite bene o male, da ogni storia c'è sempre da imparare qualcosa. Io questo ho cercato di riportare.